eccoci qui al pre-show di WWF Hell in a Cell 2018 nella versione Rising Sun. Welcome to the Hell in a Cell 2018 pre-show. Virtual challenge waiting for us. I look forward to starting our work before. Let's go to the ring, Michael. Yeah, you're right, cause the first match we'll see is the Bird versus Testa. We're beginning for a great show here with us. Don't miss, people. Star scozzese Hildebrand sta facendo il suo ingresso nel ring per questo pre-show, primo match di questo pre-show. Hildebrand contro Testa, insomma un ex campione di WWF ridotto molto male, che si deve appendere a questi match di cartello, che non sono, scusate, di cartello, qui è Hell in a Cell 2018. Il professore, l'ex campione di WWF, Alex Testa, Mr. Money in the Bank 2018, è pronto per la sua sfida contro Hildebrand, un Hildebrand che insomma è ormai rivalità sia con Mr. Phil che con Phil, dato che entrambi dovranno sfidare Phil, ma io penso che questo diventerà un bel triangolo, di certo non amoroso, ma un triangolo di puro odio. Tutto è iniziato con Phil che due settimane fa ha voluto un match, ha lanciato la sfida, poi è arrivato Mr. P giovedì scorso e anche Hildebrand, quindi in due hanno accettato la sfida e ora Hildebrand qua non può perdere per mettersi in bella luce, in bella mostra davanti a Phil. Si può iniziare il match con Hildebrand super attaccato dalla stragrinta di Testa. Testa che insomma non è da questo match, secondo me poi running in lift lo colpisce duramente e Hildebrand qui esce subito fuori dal ring, chiede un attimo di pausa, poi si esulta e anche Testa fa lo stesso. Attenzione, Hildebrand lo va a colpire con questa ginocchiata, running in lift, uno e mezzo soltanto. Hildebrand dovrà lavorare molto secondo me sul mento, sulla schiena del rivale. Sappiamo che Testa va bene la schiena, quindi dovrebbe colpire molto lì lo scozzese. Invece sta mirando più al mento, ci prova, vediamo qui cosa fa. Eccolo qui alla schiena, ho parlato, l'ho aiutato, diciamo la verità. E qui attenzione, toglie il cuscinetto. Hildebrand, attenzione qui, cosa fa Hildebrand? Attenzione, incredibile, Petro Ponta Anaconda Vice, Anaconda Vice, incredibile, ma Testa si libera, Testa si libera piuttosto agevolmente e poi va in lift, tenta di sollevarlo ma niente da fare, molto bravo qui Testa in questa high rake, poi qui Hildebrand lo lancia, vediamo qui, lo manda fuori, ci riesce e Hildebrand esulta. Molti fan sono dalla sua parte, probabilmente proprio in vista di questa faida con Sean Feeney, molti hanno deciso di schierarsi dalla parte di uno scozzese che non è che sta facendo molto bene. Era un anno fa a SummerSlam, era nel main event contro Bernie, però è sbagliato. Attenzione, il breaker entrato di Testa, mi aspettavo una maggiore difesa qui dello scozzese e poi first punch. Testa che ora domina, Testa che ora domina, attenzione, salvo suplex, grande match ragazzi fino adesso, e più Hildebrand deve prendersi a bruciare l'aria, sì. se ne va Hildebrand, cosa fa, lascia il ring, Testa è lì che lo aspetta, Hildebrand sta giocando psicologicamente con il suo avversario, rimane lì sull'Evering, attenzione, infatti incredibile qui, alla meglio su Testa, rientra sul ring con Testa stordito, power slam
siamo tutti a casa, tutti a casa. Incredibile, 1, 2 e 3. Incredibile. Incredibile, Dea stava a battere Ingeborg con la sua solita power slam. Ecco Ingeborg, voleva fare i giochetti psicologici con testa, ma completamente fallito. That's a failure, come direbbero gli americani. Che fallimento per lo scozzese. E ora passiamo al nostro secondo match di questo pre-show, secondo e ultimo match di pre-show WWF NSL, che vedrà Steve Andrew contro Mr. P.